Siamo nella Contrada d'Ortaglia, contraddittrice di questa edizione del Palio Biancastagnani 2016, qui il capitano Alessandro Conti Buonasera Marco. e il priore Alessandro Ascone, Ciao. da sempre vittorioso possiamo dire, perché Alessandro, parto capitano per tutti, parto dal priore, da quanti anni è che sei priore consecutivamente? 7 anni. 7 anni. Quanti pali sono arrivati in contrada sotto di te? 3 pali, 2 aste bacchette e 2 cubelli, che insomma fa sempre piacere ricordarli perché sono premi importanti per la contrada. Ecco, esattamente, sta qui un po' per ragionare, Alessandro, per fare un piccolo riassunto e riportare un pochino l'attenzione su questo palio, che sembra un po' sparito di circolazione, però lui ha detto 3 pali, 3 pali sono tutti quelli che ha vinto te, o sbaglio? Sì, sono 3 pali. Sono Sono dal 2012, abbiamo vinto, ho fatto 2012, 2013 un anno di pausa. E 2014, 2015 e 2016, diciamo in 4 pali ne abbiamo vinti 3. Ecco, li vogliamo ricordare, Fantino, il cavallo e l'altro. Abbiamo vinto il primo palio con Silvano Mulas e il cavallo Pippo, dottor Haus in arte, il cavallo di proprietà di Silvano Mulas, con un'ottima preparazione di Mario Cano. Poi nel 2014 abbiamo vinto con Jake in arte Genarmoli, cavallo di proprietà di Walter Puscetto e Fantino Silvano Mulas, e quest'anno Jake in arte Genarmoli, sempre cavallo di proprietà di Walter Puscetto, con il cambio di Fantino con Giosuè Carboni detto Carbone. Alessandro, rimbalzo subito a te questi altri 2 premi per ricordare cosa sono. Uno è un premio, il Cupello, che va direttamente alla contrada che si è distinta sotto l'aspetto del corto storico, mentre l'Aste Bacchetta è il torneo di abilità durante la festa degli statuti. Se puoi ricordare gli anni in cui la tua contrada ha Allora, vinto. Aste Bacchetta è stato il primo premio in assoluto che è stato vinto, insomma, sotto la mia carica, diciamo così, era 2011. Poi è stato vinto l'anno successivo, il 2012, sempre Aste Bacchetta, mentre i Cupelli sono arrivati nel 2013 e nel 2014. Bene. No, anzi, mi correggo, nel 2014 e nel 2015. E nel 2015, esattamente, che poi tra l'altro ci sono delle coincidenze, perché il palio di Cecilia Rigacci era già entrata questa artista in Voltaia con il Cupello nel 2015. Tra l'altro, un'altra coincidenza che come mezzo amici abbiamo dovuto segnalare è proprio la contrada Bezzale del Coro ha fatto la stessa cosa, quando nel 2009 vinse sia il Cupello che il Palio dove Cecilia Rigacci la fece insieme a un... Questa è una cosa che Ecco, per cui queste sono le coincidenze, sembra proprio sarà il suo destino, ci sta. c'è un destino. Ora, è un momento di festa, però è anche un momento di riflessione, perché questa è una contrada abituata a festeggiare innanzitutto in casa propria. E questo mi sembra che è quello che è accaduto, però Alessandro, io vorrei un attimino tornare alla mossa, se non prima, se tu vuoi, vorrei fare un esame un pochino, come si dice, a sangue freddo, insomma a voce un pochino più ferme, di come è andato questo palio. Un palio che si presentava con molte insidie per tutte le contrade, però insomma è sembrato che questo Jake, quando è voluto partire, è partito, insomma, tra l'altro. Avevi portato per la prima volta a Biancastagnaro e ha vinto per la prima volta Giosuè Carboni, detto Carboni. Sì, è stato quest'anno, io come ho detto tutti, come ho detto alle altre interviste, è stato l'anno più difficile, il palio più difficile che ho fatto da capitano. Ma perché? Perché giustamente anche le altre contrade, quando te come contrada in 3 anni vinci 2 pali e comunque vada anche gli altri pali, sei nella gestione del palio e vanno comunque te, si sono organizzate, hanno cercato di fare il loro palio, giustamente cercare di evitare che Voltaia vincesse l'ennesimo palio e evitare che Voltaia veramente ritornasse a gestire il palio a Biancastagnaio. È stato difficile fino al 17 perché le altre contrade, come ripeto, si sono organizzate. Io il 17, dal momento che il cavallo realmente era dentro alla pista, era stato assegnato come cavallo ufficiale alla contrada di Voltaia, dentro di me ho detto il 90% del palio l'abbiamo fatto, il 90% del palio l'abbiamo vinto, perché attualmente è il cavallo imbattibile in Italia. Perché ha vinto Legnano, ha vinto Biancastagnaio, ha vinto Dasti, si è riconfermato a Biancastagnaio per 3 anni consecutivi e anche nelle corse in provincia, ogni corsa che ha fatto l'ha vinta tutte. Quindi è il cavallo in questo momento imbattuto, il cavallo più forte. La scelta di Giosuè è venuta dalla rinuncia, come ho detto più volte, di Si parla Silvano Mulas. Lui purtroppo
per noi, ma come ho già detto, sono contento per lui, è ritornato ai regolari con, tra l'altro, ottimi successi, ritornando ad essere il Silvano Mulas di una volta, e ci siamo trovati ad affrontare una situazione, diciamo, un po' complicata nel trovare un altro ragazzo con le stesse caratteristiche a livello di persona di Silvano, al di là del discorso monta o non monta a livello tecnico, ma quello che Volterra cercava una persona sincera e che potesse fare solo esclusivamente il bene per la contrada. Siamo ricaduti in accordo con Walter Puscello su Giuseppe Carboni, un ragazzo che aveva voglia di vincere, non aveva vinto un palio. Quando ho contattato Giosuè, e c'era anche il priore con me, la prima volta siamo andati a cena, mi ha detto, sono contentissimo, di venire a montare il Voltaire perché è un'opportunità che non mi capiterà più nella vita di montare un cavallo del genere. E da lì noi abbiamo capito che era la persona giusta per poter vincere questo palio. Tra l'altro, perdonami, questo scendendo un pochino più nel tecnico, perché insomma a noi piace anche questo tipo di informazione, questo è un cavallo che è vero che ha vinto dappertutto, però non parliamo di pesi leggerissimi, quindi su una pista come Pia Castagnale, lunga, tra l'altro con queste piccole variazioni o grandi variazioni di quest'anno che l'hanno ancora di più allungata, circa 100-150 metri in più rispetto al solito, però questo è un cavallo che dimostra che se monta 60 kg, ora non so i chili preciso l'uno dell'altro, mi sembra che Culas ultimamente è su intorno ai 50 kg. Sì, 54-55 ora, attualmente, però ha montato negli ultimi anni da noi era sui 56, sì. Ecco, sì. E anche Carbulo. Sì, penso che sarà qualcosa di più. Qualcosa di più. Ecco, quindi come la sostanza della morte è questa qui. Come ha fatto questa contrada, naturalmente la più piccolina di Pian Castagnale, che vince tre pali in pochissimi anni, a poter avere questo animale, quindi grandi strategie, questo. Allora, quello che secondo me la contrada di Voltaire ha fatto di buono in questi ultimi anni è cercare di fare un lavoro concreto e di stabilire anche dei rapporti con Fantini e proprietari dei cavalli. Perché è vero che loro fanno il suo lavoro, è vero che noi siamo contrada, è vero che noi facciamo il palio, però secondo me ci vuole anche un po' di rapporto a livello personale. E questo rapporto era nato con Silvano ci ha fatto nascere questo rapporto con Walter Puscello, che continua tuttora e combatte, è diventato un rapporto, di reciproca stima e fiducia nel lavoro e amicizia fuori dal lavoro, perché ci siamo sentiti anche ieri in continuazione. E è questo che secondo me ha fatto il passo in più in Voltaire in questi anni, creare rapporti anche a livello personale, che se creando un lavoro a livello personale di concreta e onestà tra persone, si riesce anche a lavorare in maniera più semplice e vengono anche i risultati. Alessandro, qui vengo subito a te, Alessandro, tra l'altro, quindi parlo col priore, Alessandro Ascone, Conte ha parlato più sotto l'aspetto da capitano, però arrivare a mantenere questi rapporti di fiducia e così via, i Fantini devono anche trovare all'interno della contrada, quindi da qui il ruolo fondamentale del priore. In questi sei anni, ci deve essere per forza un denominatore comune che ha portato al successo. Come priore, cosa hai visto in questa contrada? Cosa hai visto crescere? Cosa vuol dire riguardo? Sicuramente i rapporti creano la contrada, quindi un po' trasmettere il concetto di una famiglia, di un gruppo che sta bene insieme, che lavora insieme per uno scopo che è sì la vittoria del 18 d'agosto, ma c'è anche tanto contorno, che è importante anche quello, no? Io se posso aggiungo una cosa che magari Alessandro era così, si è un po' dimenticato, nel costruire rapporti siamo partiti anche con un veterinario che ci portiamo dietro da tanti anni, una persona di fiducia, quindi si spazia da quel lavoro che viene fatto dalla capitaneria ai rapporti che si creano con i più piccoli, magari facendo i gruppi che suonano, sbandieratori, tamburini, l'organizzazione totale, certo, sì, che quello serve perché poi comunque il collante, lo stare bene insieme si crea durante le cene, è un lavoro che viene fatto durante l'anno, durante gli incontri, perché comunque non dimentichiamoci che in tutti questi anni si è un po' ristrutturata la sede, certo. Si sta andando verso l'acquisto di una cucina, tanti progetti che comunque oltre allo scopo di rendere migliore la contrada, però ti portano a stare insieme, a costruire, a sentirti parte di una famiglia come poi realmente la contrada. Quindi questo credo che sia il segreto e credo che è una cosa che i Fantini poi quando vengono la sentono, perché sentono una contrada che è unita, che lavora, che ha voglia poi di far vedere che il contorno è bello, però serve per arrivare alla vittoria che è il 18 d'agosto, quantomeno insomma
ma capiscono che devono onorare la giubba che portano. Questo è un messaggio che credo arrivi bene, Fantini. Appena toccato l'argomento Stalla, io ho avuto l'opportunità di intervistare tutta la sua capitaneria. Nel titolo abbiamo scritto: Bottaglia vince un paio di ricorsi storici, però delle ricorrenze storiche con la capitaneria più giovane che abbia mai avuto, perché se vuoi ricordarlo, insomma, sì, è vero, parte, sì, parliamo di persone, di ragazzi che iniziano con, la loro età con il numero 2. Sì, diciamo col numero 2. In questi anni sono partito da capitano e ho preso l'eredità da chi c'era prima, ho preso di buono quello che c'era prima, perché anche se non vinceva il palio, la contrada aveva fatto delle cose buone, l'ha ricordato il priore, e quello di creare una stalla sia a livello strutturale che a livello di organismo e in maniera concreta, secondo me è un altro valore aggiunto che Voltaire ha, le altre contrade non c'hanno e si sta dimostrando negli anni. Da lì siamo partiti avendo un veterinario di contrada, avendo un maniscalco di contrada, avendo una stalla super accessoriata e del personale della contrada preparato al massimo per gestire il cavallo in questi 2 giorni. Quello che mi sono trovato nel 2012, mi sono trovato dei rapporti buoni che il vecchio capitano Dimitri aveva fatto anche con De Fantini, anche se il padre non era riuscito a vincerlo, e da lì siamo ripartiti. Siamo ripartiti insieme a Dimitri cercando di riamalgamare la parte grande della contrada con la parte giovane che, diciamo, era il problema negli anni passati, si era creato questo strappo. Da lì siamo partiti, abbiamo reinserito Daniele Lari, che mi ha succeduto nell'anno che io ho preso di pausa nel 2013, e da lì abbiamo deciso di inserire dei ragazzi per cercare il futuro per Voltaia. Da lì è iniziato il rapporto con Giulio Agnorelli, che è un ragazzo splendido, è partito dal nulla, già ora è ferrato nell'ambito capitaneria, e da 2 anni ho deciso di inserire un altro ragazzo che è Alessio Magini, che anche lui viene da un percorso babbo vicecapitano, da un percorso di vicecapitaneria, che ama la contrada e che all'inizio è entrato in punta di piedi e invece quest'anno si è integrato totalmente nel sistema e sta imparando, sta imparando bene. Hai nominato però la figura molto velocemente del veterinario. Quanto è importante questa figura? Secondo me, ora ci arrivavo, secondo me il veterinario in una stalla per un palio è importante, che è Gianluca Martelli, assolutamente sì. Conoscitissimo, e tra l'altro non sono combinazioni sia il veterinario che il maniscalco, anche il maniscalco Walter Pisano, che il suo è un lavoro, diciamo, un pochino più defilato, però in una stalla è fondamentale perché anche diciamo, i piedi del cavallo sono importanti, anche se la nostra è una pista, diciamo, tra virgolette comoda. Quello che ci ha creato la fortuna, nel senso che aveva iniziato Dimitri con Gianluca Martelli, ho continuato con Gianluca Martelli, già seguiva i cavalli a Mario Cano, che nel 2012 ci ha preparato i cavalli. Tra Gianluca Martelli e Silvano Nulla si è iniziato un rapporto dopo il nostro palio, e questo mi fa piacere, che vuol dire che qualcosa di buono è stato fatto. Quando abbiamo iniziato il rapporto con Valti ci abbiamo trovato Gianluca Martelli, perché Gianluca Martelli era il suo veterinario. Quando ho deciso di montare Giosuè Carboni ci ho ritrovato Gianluca Martelli e mi ha appoggiato in pieno, perché il veterinario dei cavalli di Giosuè Carboni è Gianluca Martelli. Quindi è una cosa, diciamo, tra virgolette, sono cose che vengono, però vengono anche perché vengono costruite. Certo. Poi nella costruzione anche diciamo di una casa, di una struttura, ci vuole anche un pizzico di fortuna che le cose tornino come devono tornare. Senti, usciamo un attimino dalla tua contrada, dalla vostra contrada, dalla nostra contrada, cerchiamo un attimino di guardarci fuori. Parlo ora al priore. Come hai vissuto quest'anno tra i rapporti con l'altra contrada, all'interno del Ministero della Contrada, che ricordiamo è questo ente che cerca un po' di coordinare l'azione, proprio all'inizio dello statuto, l'azione comune delle contrade. Tanti cambiamenti, Alessandro, però te l'ho chiesto, abbiamo già mandato questa intervista, la tua contrada ha sempre però dimostrato la sua fermezza sul proprio spirito di individualità, pur in un contesto cordiale al 100%. Sì, sicuramente i rapporti con le altre contrade sono buoni perché si lavora tutto l'anno insieme. Quest'anno siamo partiti anche all'inizio da gennaio cambiando il rettore e tralasciando un po' la parte palio che comunque spetta ai capitani, si è già messa un po' in moto la macchina anche del trastatone, perché comunque si
occuparsi anche di quello, visto che poi le contrade fra 2 mesi affronteranno questa festa importante. E per il resto sì, abbiamo sempre avuto un atteggiamento, a volte sembra un po' di rottura verso le altre contrade, però magari ci rendiamo conto anche col tempo, passati 2 anni, 3 anni, che quello che dicevamo si rivela quasi sempre giusto, nel senso che poteva essere la strada giusta. A volte non abbiamo trovato l'appoggio, quindi non è andata bene, però quando abbiamo fatto delle cose siamo sempre riusciti poi a far vedere che era la cosa giusta. Questo credo che derivi anche dalla storia, un po' dall'impostazione che ha la contrada da tempo, che noi, io, Alessandro, anche lo stesso Matteo Farnetani, comunque chi è stato nelle cariche dirigenziali più giovani negli ultimi anni, abbiamo recepito dalle persone che c'erano prima di noi e che cerchiamo di portare avanti, sperando sempre di fare bene. Poi, come capita, l'appoggio si chiede sempre anche alle persone un po' più grandi, si va avanti per la propria strada, però il riferimento è sempre un po' al passato, perché giustamente una storia che è gloriosa va rispettata e va ricordata sempre. Io penso, insomma, che questo è quello che si cerca di far passare fuori. Per il resto, insomma, come ho detto già prima, i rapporti sono buoni, ci si fa la guerra tra virgolette, certo, prima il 18 d'agosto, però per il resto si lavora sempre serenamente. A volte c'è qualche mancanza, c'è qualche scontro col magistrato, però fa parte anche quello del modo di vedere le cose, probabilmente. Perché secondo me Voltaia vive di luce propria, e quindi la parola del dirigente è la parola della contrada, e tutti i dirigenti, la storia della contrada di Voltaia è stata questa. Ogni volta che il dirigente ha parlato perché la contrada gli ha dato l'input di parlare. E secondo me è quello che ci differenzia dalle altre contrade. Poi le altre contrade magari ci possono vedere tante volte, anche come ha detto Alessandro, in maniera, diciamo, come quelli di rottura, come quelli che vogliono fare sempre polemica. Però io ho visto dal 2012 che sono qua tutte le strade che abbiamo voluto percorrere, che Voltaia ha voluto percorrere e che proponeva, sono sempre state le strade vincenti che anche il magistrato ha adottato. Senti Alessandro, ora ritorno a te come capitano. Allora, sul Monsignore già ti ho detto, hai espresso un giudizio favorevole, no? Stando un attimino alla mossa. Mossa è stato un lavoro, secondo me il Monsignore si è comportato bene, tutte e 4 fantine hanno accettato la mossa, ma c'è stata, diciamo, tra virgolette, un po' di guerriglia tra noi e la nemica, ma è giusto che sia così, perché è sempre stata storia e purtroppo è palio. Poi c'erano dei personaggi all'interno importanti. Nella nemica c'avevamo Andrea Mari, anche lo stesso Giuseppe Zenda in Castello si è comportato in maniera egregia, il fantino di Borgo non è un fantino da meno, Francesco Carilla, quindi noi tra tutti c'avevamo, diciamo, il fantino più giovane, il fantino, diciamo, tra virgolette, meno esperto, che poi meno esperto non è. Però abbiamo fatto una bella lotta e Giosuè è stato bravo, perché è rimasto freddo anche sotto le sollecitazioni, soprattutto a voce da parte del fantino del coro. Ora io non so chi deciderà il futuro, cioè se vorrei andare avanti ancora come capitano, lui come priore e così via, però io che ho qualche capello bianco, anche diversi, ormai il più decine, secondo naturale, mi viene come mente un po' gli anni 80, genere questa cosa che la dico, quando vincendo tanto alla fine entri un po' più del ciclone, comincia a essere un po' l'antipatico, vedo tutti contro. Ora, e magari forse un po' di, prendiamo con virgolette, perché quando uno vince, senz'altro, però un po' di quell'esaltazione che ci fa proprio perdere la bussola, no? E farci perdere. Questa è una contrada che ha attraversato 7-8 anni, che ha scontato quest'idea di essere padrona di una cosa che in realtà non è padrone. Vedi questo pericolo, come pensate tutti e due? Ma allora, sulla mia persona, io sono a scadenza di mandato, come del resto il priore, come del resto tutte le cariche. A dicembre ci saranno le elezioni naturali del nuovo direttivo e si vedrà, vediamo la contrada che cosa decide, si deciderà tutto insieme il futuro della contrada e il bene della contrada. Su quello che dicevi te, sul discorso dell'antipatia, può nascere e magari qualcosina quest'anno un po', diciamo, tra virgolette, di invidia da parte delle altre contrade o di, diciamo, c'è stato, l'ho notato, però quello che noi abbiamo voluto fare in questi anni, dal 2012 a ora, è cercare di costruire dei rapporti anche tra contrade.
Basta guardare il rapporto che c'è stato con un'altra contrada l'anno scorso, dove Walter Puscet ha vinto il Palio. Quest'anno Walter Puscet è ritornato da noi tranquillamente, era con noi la sera che abbiamo vinto il Palio. Giustamente i rapporti ci sono, il patto era quello e lui ha rispettato il patto. Sul discorso del futuro bisogna lavorarci, perché è vero siamo quattro contrade, però è vero anche che non sempre si può vincere, bisogna anche non vincere ma vincere allo stesso modo. Non sempre si può portare il Palio a casa, però secondo me il Palio dell'anno scorso è un esempio eclatante, che non vincendo il Palio comunque vada a gestito come il sistema del Palio. Sì, anche perché il prossimo anno bisogna... Io parlo per tutti e quattro, ovviamente prima di Voltaia, visto che siamo qui, però bisogna vedere anche lo stesso cavallo, come starà, c'è un anno in più. C'è un anno, c'è l'inverno, c'è tante cose, c'è la possibilità, c'è un piccolo infortunio. C'è tante cose. C'è una preparazione che non serve in tutti gli anni. C'è tante cose. Quello è un cavallo sano, un cavallo che per il momento non ha problemi, è il cavallo che probabilmente non solo noi, neanche, tanto non c'è da nascondere, la contrada di Borgo ci punterà, ma probabilmente ci proveranno a puntare anche le altre contrade, sicuro. Prima perché te l'ho messo che come fatto a proteggere questa situazione. È stato protetto, ripeto, per rapporto, solo esclusivamente per rapporto personale, perché durante l'anno ci sono stati dei momenti difficili dove le altre contrade hanno provato, ora qui si rientra in tecnico, hanno provato a gestire il cavallo in maniera che non arrivasse a Voltaia. Quello che ha vinto è il rapporto che si è creato con Walter. Il Palio Biancastagnaio sicuramente non è il primo palio d'Italia, assolutamente, questo senz'altro, però ha sempre avuto un po' questa caratteristica, visto anche l'assenza della tratta, visto che le contrade scelgono il proprio cavallo, e prima che arrivi c'è sempre da lavorare tanto. C'è da lavorare tanto e quest'anno è stato il famoso anno difficile per poter lavorare e portare il cavallo. In più ci siamo trovati a 30 di giugno a non avere neanche la disponibilità del fantino, e quindi è stato un anno per la scelta del Mulas, che giustamente è ritornato a fare il suo, e ci siamo trovati, non dico in difficoltà, ma in apprensione, perché giustamente gli altri si erano organizzati e te eri un pochino sul chi va là, e giustamente gli altri, vedendoci sul chi va là, hanno provato a metterci i bastoni tra le ruote. Oh, ora io, Alessandro, ho visto tanti ragazzi, questo lo devo dire, proprio dietro il palio tantissimi giovani, tanti, tra l'altro parlo con due che hanno tra gli ultimissimi giovani, perché Babbi tutti e due vincitori, sicché come dice la sera il Cettino, ma penso che è proprio il caso vostro in tutti e due i casi. Però Alessandro, questa è una contrada che non era, tra virgoline, famosa, nota a piano per la ricchezza della gioventù, perché è piccolina, insomma, le cose che un po' anche i nostri amici del Muso conoscono. Come è riuscita questa contrada un po' a ribaltare questa situazione? Cioè ci sono tantissimi ragazzi, non è solo una questione generazionale, tutti insieme sono arrivati, anzi, ce ne sono sette di meno, perché si significa di meno, al di là di voi due, però sicuramente c'è stato un cambiamento, e non sono state solamente le vittorie, perché il percorso nasce da prima, del 2012, quando è iniziato. Sì, sicuramente. Questo periodo favorevole. È vero, è una cosa che si nota, che fa piacere, che è veramente bella. E io non lo so se è un po' il lavoro che è stato fatto, come si diceva un po' prima, magari passare un po' questo concetto di famiglia, di nucleo di sapere, perché tante persone che si sono aggiunte magari sono persone che sono sempre state di Voltaia, si erano un po' allontanate per vari motivi, perché ma non si vinceva più, perché anche quella è una cosa che aiuta. Certo. E l'entusiasmo di stare in contrada nei momenti scene in cui si può, ecco, può influire anche quello. Poi sì, si lavora sempre, come ho detto prima, magari i ragazzi anche più giovani vengono seguiti un po' di più nel percorso delle bandiere, dei tamburi, è una cosa che piace molto. Probabilmente la prima cosa che ti entusiasma, una volta finito i giorni del palio, magari un motivo per avvicinarti è anche quello, dici imparo, certo, faccio una cosa bella, un giorno posso sfilare, posso vestire con i colori della contrada. Poi ci sono tante piccole iniziative, secondo me, che vengono fatte durante l'anno, come può essere il carnevale per i bimbi, certo, se vogliamo rimanere proprio lì. Sì. Poi penso che una grande mano l'hanno data anche io
posso, voglio fare due nomi, insomma, i miei due vici, che sono sia Valentina Bianchini che Niccolò Cappelletti, che loro ci sono dedicati molto più di me a questa cosa, a curare i rapporti, magari Niccolò con i ragazzi dai 12 ai 18 anni, Valentina ha preso un po' più i rapporti con le mamme, con quello che poi ti porta ad avere un nucleo familiare dentro la contrada. E quindi il lavoro ha dato i suoi frutti, senza scordare mai che le vittorie sono linfa vitale per questa cosa. Certo. È importantissimo, perché quello ti tiene vivo l'entusiasmo per tutto l'anno, magari, insomma, il fatto di poter dire sono nella contrada che ha vinto, che ha vinto nel 2012, nel 2014, nel 2016, aiuta tanto, no? Perché magari qualcuno si era allontanato perché diceva non si vince più. Certo. E non si sta bene, quindi questo aiuta, è un lavoro che comincia il periodo dei colpi, no? Sì. Più che del mento comincia il periodo dei colpi, invece in realtà era quel momento che forse già si metteva quel chicco di grano. Siamo partiti dal basso, siamo partiti dal basso. Ora che proprio parlando, proiettandoci al limitato futuro, ora c'è una vittoria da festeggiare. È vero che il primo giorno con cui si fa il pari 9 è il 19 dell'8, quindi dal giorno dopo... E posso confermare che il pari è già ripartito. Il pari è già ripartito, poi arriveremo a te, chiuderemo su questa cosa. Però ci sarà questa festa della vittoria, proprio in questi giorni vi incontrerete per fare il punto su come, dove e quando. Se ho capito bene, comunque sia verso la fine di settembre dovrebbe essere la data. Sì, la data è già confermata, il 24 di settembre. Rimaniamo solo sulla data al momento, perché ci stiamo lavorando, quindi gli incontri sono partiti, stiamo valutando alcune cose, e comunque sarà una bella serata, una serata di festa. E sì, insomma, come vabbè, ma cioè, qui tanto la gente ci conosce, il portale è sempre stato piuttosto, no, come dire, intima su queste cose, intima su tutto. Intima su tutto. Alessandro, te hai già buttato da qualcosa, dice, non lo so, vediamo il futuro, però il 19 è già iniziato a lavorarci il 19. Ah, no, è vero. Vediamo che tra qualche giorno poi ci sarà ancora Castelvecchiano. E c'è il Pagliasti. E c'è il Pagliasti. E da buon capitano si sa che il Pagliasti, è vero che abbiamo inizio il 19, però il Pagliasti in realtà finisce mai. Non finisce mai, ma il Pagliasti non finisce neanche l'inverno. Qui forse non tutti sanno che la corsa inizia e finisce, ma il Pagliasti è un sistema che va oltre Biancastagnaio, serve Casteldebbiano, serve rapporti con le contrade di Asti, assolutamente. La corsa, diciamo, finisce il 18, un palio finisce il 18 sera e il palio dell'anno successivo inizia il 19 mattina. Per fare un palio, secondo me, ora come ora, soprattutto per noi che abbiamo cavalli puro sangue, fino a che ci permetteranno di fare il palio con puro sangue, che tra l'altro c'è anche una proposta di un decreto per abolire i cavalli puro sangue, non so se verrà anche durante la diretta, e poi anche Asti Legnano ha iniziato a pensarci in maniera e quindi diciamo che se Legnano e Asti si adegueranno al sistema, credo che saremo costretti anche noi, anche se noi la nostra identità e la nostra autonomia ce l'abbiamo, si può proseguire, però secondo me, cambiando anche gli ultimi due pali insieme a noi che sono rimasti con puro sangue, sarà difficile dopo in quel momento reperire dei soggetti adatti per la nostra pista, perché la nostra pista è diventata una pista difficile. Certo. Difficile. Sì. E per quanto riguarda il palio, secondo me è un'altra cosa che ho fatto io, che ho voluto io, è cercare di instaurare anche rapporti con gli altri pali, con gli altri dirigenti, con le altre contrade. Perché, come dicevi te, il palio dura tutto l'anno e gli altri pali servono a capire come funziona anche il nostro palio e che cosa le alleanze tra fantini, come funziona quel sistema, come magari un fantino può far piacere a un palio e riceverlo da un altro palio. Quindi bisogna avere gli occhi accorti, fare tanta provincia, fare tanti pali, e questo è il lavoro che quest'anno hanno fatto Alessio e Giulio, soprattutto la provincia. Gestire i rapporti con tutti, parlare, dire anche qualche bugia, diciamo tra virgolette benevola, con Fantini e come la dei cavalli, perché ci vuole anche quella, serve anche un po' di ironia nel sistema, però il palio è già ripartito anche per il prossimo anno. Al di là chi sarà il capitano di Voltaia, se non sarò io, comunque vada, io credo e sono quasi certo che Voltaia
proseguirà il diciamo, percorso. Poi sarà il capitano dire la continuo o meno. Ma io credo che chiunque sia il capitano la strada sia questa. La strada sia questa. Alessandro. E priore capitano, siamo arrivati praticamente alla conclusione, io vi ringrazio e che vi dico? Vi dico un bocca al lupo innanzitutto per la cena e per il futuro, abbiamo rammentato la stagione del piano ad Asti, sì. Credo che li seguirai personalmente. Li seguirò personalmente, non so se ce la farò. Anche lui lo seguirà, ma certo. Credo che avrai da fare anche tanto qui all'interno della serie. Sì, io in conclusione ho portato avanti questo ruolo e l'ho portato avanti da capitano gestendo più che altro la parte palio e giustamente tralasciando anche un po' la contrada, però gli impegni sono tanti perché durante l'inverno c'è tante cene, c'è tanti viaggi, purtroppo siamo lontano dal nucleo di Siena e quindi certo. Bisogna spostarci, c'è Legnano, c'è Asti, però è un impegno gravoso che ho sempre fatto con amore perché mi piace la contrada, amo la contrada e quello che è stato fatto in questi anni l'abbiamo fatto tutti insieme per la contrada.